aveva cercato di difendere i suoi figli. Ma non c'era stato scampo. Quella donna non aveva avuto pietà. Ecco cosa successe in via San Gregorio. Lunedì 30 novembre 1946. Milano, via San Gregorio. Via San Gregorio numero 40, alle 9 del mattino. Primo piano, scala a destra, la porta è socchiusa. Sul campanello c'è scritto Giuseppe Ricciardi. È un commerciante. Lì abita la sua famiglia. Lui però in questi giorni non c'è, sta facendo affari in Toscana. Basta una piccola spinta, la porta si apre. E si spalanca agli occhi una scena di autentico terrore. Giovanni aveva 7 anni, adesso è immerso nel sangue, con la testa fracassata. Giuseppina di anni ne aveva 5, anche lei è stata martoriata. Giovanni e Giuseppina sono stati uccisi come la loro mamma, Franca. E quella mano diabolica non si è fermata davanti a niente. Nemmeno Antoniuccio, 10 mesi, è stato risparmiato. Sembrava che sulla sua testa ci fosse un polipo, una piovra. Erano le tracce di sangue, il sangue che colava. 4 morti, un massacro. È la strage di via San Gregorio. La notizia dell'incredibile fatto di sangue capitato in via San Gregorio fa il giro del quartiere in pochi minuti. Arrivano i giornalisti e i fotografi. Casa maledetta. Nel 44 una donna si gettò dalla finestra col suo bambino. Nel 46 un uomo freddò un autista. Se la prima a scoprire la strage fu la commessa del Ricciardi, la portinaia giunse perlomeno la seconda. Indica le finestre del tragico appartamento. La scena del delitto è veramente terribile. Uno dei bambini, Giovannino, in una posa innaturale per terra, in una enorme macchia, chiazza di sangue. Più avanti trova Franca, la donna, con addosso la pelliccia e la camicia da notte. Nella cucina, sotto il tavolo, c'è la bambina, Pinuccia, anche lei uccisa e insanguinata. E, in particolare, più atroce di tutti, il bambino più piccolo, Antoniuccio, sul seggiolone, con la testa fracassata. L'appartamento pare essere stato attraversato da un uragano. Ci sono panni dappertutto e macchie di sangue. Non c'è più l'argenteria, mancano i poveri gioielli di famiglia, ma gli investigatori capiscono subito che non si tratta di una rapina. Perché neppure il peggior ladro di Milano ucciderebbe così 3 bambini. Perché nemmeno sotto l'effetto delle peggiori droghe un delinquente avrebbe avuto il coraggio di uccidere anche un bambino di 10 mesi. Dai primi rilevamenti si capisce che a uccidere è stata una spranga di ferro. E poi di sicuro mamma Ricciardi conosceva il suo mostro. La porta di casa non è stata forzata. Addirittura all'assassino è stato offerto da bere. Sul tavolo della sala da pranzo ci sono 2 bicchierini da liquore, sporchi di rossetto. Franca Pappalardo, in Ricciardi e i suoi figli sono stati uccisi da una donna? Gli investigatori ne sono quasi certi. Nel pomeriggio di martedì 1 dicembre, sotto le finestre di via San Gregorio,
C'è ancora tanta gente. Giuseppe Ricciardi è tornato da Prato. Non sa ancora quello che è capitato alla sua famiglia. Giuseppe Ricciardi non sa che Franca è morta ammazzata con Giovanni, Giuseppina e Antoniuccio. Viene portato in questura perché c'è una persona che vogliono fargli incontrare. Ma prima di assistere a questo incontro, dobbiamo sapere qualcosa di più su questo padre disperato. Chi è Giuseppe Ricciardi? Nel quartiere di Milano, dove si è trasferito dalla Sicilia, lo conoscono tutti come Pippo il Catanese. Era un terrone, fra virgolette, quindi una persona che va a cercare fortuna al nord nell'epoca della ricostruzione, l'inizio della ricostruzione. Ricciardi è quello che si definisce un dritto. Ha racimolato un po' di soldi alla Borsa Nera durante la guerra, poi si è messo a commerciare in tessuti. Nella zona di Porta Venezia ce ne sono tanti di commercianti come Pippo Ricciardi e quasi tutti vengono dal sud. Il quartiere di Porta Venezia negli anni 50 era il quartiere dei meridionali. Era un quartiere interessantissimo perché soggiornavano quasi tutti gli artigiani di Milano. I migliori artigiani di Milano, non per vantarci, erano meridionali. La fine della guerra ha lasciato macerie dappertutto. La Milano di quegli anni, stiamo parlando del 1946, 1946 significa che non è passato neanche un anno da Piazzale Loreto, non è passato neanche un anno dagli ultimi bombardamenti. È una Milano che ancora ha delle ferite terrificanti nel suo sistema nervoso, oltre che nella sua edilizia. Ogni giorno dal sud arrivano alla stazione centrale di Milano treni carichi di meridionali in cerca di un lavoro o almeno di un pezzo di pane. Tanti sognano di costruirsi un futuro, lavorando come manovali nei cantieri edili o come operai nelle fabbriche. I più furbi invece si buttano nel commercio. Via San Gregorio non è un luogo, non è una via che si trovi in un quartiere particolarmente malfamato, è una via abbastanza centrale, negozi di tessuti, magazzini di tessuti. Era una zona in cui evidentemente c'erano dei traffici, non sempre magari puliti, che stavano riavviandosi come avviene quando si riavvia l'economia. Oddio, c'era qualche napoletano che vendeva tappeti falsi, ma insomma, ma anche quello rientrava nell'atmosfera del quartiere. I commercianti più furbi sono quelli che comprano merce di bassa qualità al nord e la rivendono al sud a prezzo maggiorato. Pippo Ricciardi ha fatto proprio così. Era uno dei cosiddetti magliari. Magliaro che poi diventò sinonimo di, così, di uno un po' disonesto, comunque che faceva affari poco puliti. Perché? Perché questi magliari compravano tessuti di cattiva qualità e li mandavano al sud dove non c'era niente, non c'era assolutamente niente. Non era assolutamente un magliaro, era un buon commerciante, non era un mascalzone, era un lavoratore. Aveva fatto questo negozietto. Certo, in via San Gregorio non era gran trucco, era un negozio però abbastanza civile. A Milano Pippo il Catanese è uno che si gode la vita. Gli piacciono soprattutto le donne, magari femmine del nord, più disinibite, meno all'antica delle siciliane. Mentre la moglie Franca Pappalardo si occupa dei bambini a Catania, lui a Milano con i suoi baffetti da gigolò latino si dà alla conquista. Pippo Ricciardi torna a casa solo ogni tanto, magari con qualche regalo per la moglie che lo aspetta paziente a Catania. La tipica donnetta siciliana, la donna siciliana del 46, era un appendice del marito, senza personalità,
una donna che non usciva mai dal suo guscio. Ma è a Milano che Ricciardi si diverte di più. Dalla fine della guerra poi ha conosciuto una friulana con cui fa coppia fissa. La ragazza si chiama Caterina, viene da un paesino vicino a Udine e lavora come commessa nel suo negozio di stoffe. Ed è una commessa coi fiocchi. Da quando c'è lei in negozio, gli affari sono raddoppiati. Bisogna riconoscere che nel negozio ci sapeva fare. Non è che fece la fortuna, perché questa gran fortuna Ricciardi non l'ha mai fatta. Insomma, se la cavava. Per passione o semplice interesse, quella tra Pippo e Caterina sembra una relazione seria. Caterina Fort gli risolve i problemi amministrativi del negozio, si innamorano. Non lo so fino a che punto si fosse innamorata del Ricciardo, del magazzino del Ricciardo. Si era innamorata da buona cameriera della possibilità di entrare nel negozio e di farla da padrona. E lui non le dice di essere sposato, anche questo come spesso avveniva allora, quindi non le parla di questa famiglia che lo sta aspettando in Sicilia. Tutto fila liscio. Per un anno i due vivono addirittura insieme in casa della donna. Poi, nell'agosto del 1946, con una mossa inaspettata, Franca Pappalardo, la moglie di Ricciardi, decide di riprendersi il marito. Le voci della relazione messa in piedi da Pippo con la commessa sono arrivate fino a Catania. Franca non ha più occhi da chiudere. Ci sono 3 figli da mantenere e il rischio che quella lì si porti via tutto. È allora che Franca passa al contrattacco e si trasferisce a Milano con i bambini. Il marito, come molti dei mariti dell'epoca, all'inizio bozza e dice: ma guarda, lei è rimasta solo, rimane come commessa nel negozio. E la moglie dice: no, neanche commessa, questa deve andarsene fuori. Si riprende questo uomo. Per Franca, la moglie, è una vittoria. Per Caterina, l'amante, è una sconfitta inaccettabile. Non capisce più niente. Cioè, lei che aveva pensato di costruire una vita insieme a Ricciardi si trova tagliata fuori. Ma adesso torniamo alle indagini della polizia sul massacro di via San Gregorio. È passato appena un giorno dalla scoperta della strage e gli investigatori hanno già imboccato una pista che porta dritta al mostro. Che poi non è un mostro, ma una strega. Una strega che ha bevuto liquore lasciando tracce di rossetto sul bicchiere. Una strega che non ha avuto pietà di una mamma e dei suoi 3 bambini. Gli agenti la trovano e per prima cosa la portano in via San Gregorio. Vogliono vedere che reazione ha davanti al luogo del delitto. È un vecchio trucco psicologico per far cadere nella rete i sospetti. La donna dice di non sapere che cosa sia avvenuto poche ore prima in quell'appartamento. I poliziotti allora le dicono dei bambini uccisi. Lei scoppia in lacrime. Poi la scena si sposta in questura. Pippo Ricciardi viene accompagnato nella stanzetta dove è sotto interrogatorio la probabile sterminatrice della sua famiglia. Ricciardi vede la donna nascondersi dietro i poliziotti. Tutti si aspettano che l'uomo, accecato dalla voglia di vendetta, possa assalire la donna. Invece Ricciardi resta calmo, fa qualche passo, riconosce la donna e la abbraccia con trasporto. È lei, la sua Caterina. Caterina Fort, amante, commessa e consigliera di Pippo Ricciardi, ha 31 anni. Bruna, formosa, è di una fisicità quasi imponente. Caterina Fort, detta Rina, non è bella, ma intrigante. C'è chi dalla vita può avere tutto, c'è chi si deve accontentare di niente. Caterina Fort aveva meno di niente. Probabilmente la Rina Fort aveva avuto anche una vita segnata da atteggiamenti di violenza e questo poi ha prodotto una condizione così efferata come è apparsa anche dalle immagini che poi hanno circolato. Tutti sono convinti che questa donna dal tristissimo passato abbia compiuto il massacro di via San Gregorio. Ma siamo davvero sicuri che Pippo Ricciardi non c'entri nulla? E come ha fatto Caterina Fort a fare tutto da sola?
E c'era un altro movente oltre alla gelosia? Milano 1946. In via San Gregorio è stata massacrata una famiglia. Quattro morti, una mamma e i suoi tre bambini. Tutti i sospetti cadono su Rina Fort, l'amante del capofamiglia, Giuseppe Ricciardi. In quest'ora Ricciardi ha avuto il coraggio di abbracciare la sterminatrice dei suoi figli. L'uomo nasconde qualcosa? E chi è davvero Caterina Fort? Caterina Fort è una donna davvero molto poco fortunata. Nasce in un paesino del Friuli, rimane molto giovane, senza famiglia, vede morire attorno a sé tutte le persone che ama in modo anche drammatico. Assiste alla morte del padre mentre precipita da un dirupo. A 22 anni Caterina Fort si sposa. Lui è un contadino del suo paese, sembra una brava persona. Poi, durante il banchetto di nozze, inizia a mostrare comportamenti strani. Al momento del taglio della torta nuziale, prende una bottiglia d'aceto e la sparge sulla panna. Ma il peggio arriva a casa, quando Caterina e il suo sposo si preparano alla prima notte. L'uomo è sovraccitato. Ad un certo punto lega Caterina al letto, la schiaffeggia, la picchia. Poi prende il vestito da sposa di Caterina e lo indossa sopra il pigiama. Balla come un indemoniato, canta a squarciagola fino a mattina. Dopo una sola nottata, le nozze di Caterina Fort sono già finite. Suo marito viene rinchiuso in manicomio. È allora che Caterina decide di lasciare il Friuli e arriva a Milano. Peggio di così non può andare. È una con molta volontà di emergere, di uscire da questa condizione brutta dalla quale viene e che vuole farcela, vuole avere una sua casa, vuole avere una sua vita, una sua dignità. Quando Caterina Fort conosce Giuseppe Ricciardi, Milano sembra sorriderle. Lei crede di avere trovato finalmente la possibilità di una vita, di un decoro borghese, di una vita con un uomo accanto, una casa e denaro. E uno status sociale che non aveva mai avuto. Saranno passati un paio d'anni dall'inizio della relazione, ma adesso in quella camera di sicurezza della Questura di Milano pare un secolo. Pippo Ricciardi abbraccia Caterina Fort come un padre la sua bambina persa e ritrovata. Ma lui è un padre che i suoi bambini li ha persi davvero e li ha persi per colpa di lei. I poliziotti non capiscono l'atteggiamento di Ricciardi. O è impazzito o nasconde qualcosa. Gli viene detto quello che è successo in casa sua, è naturalmente stravolto da questa notizia, arriva in questura, incontra la Forte e l'abbraccia e gli inquirenti rimangono stupiti da questo atteggiamento. È tutto molto strano. I più comprensivi dicono che forse è colpa dello shock subito. In questo gesto forse si capisce qualche cosa, si capisce una sorta di perdono, se è soltanto perdono, di comprensione e forse ancora di amore. Aveva capito che Rina Fort, lungi dall'essere un mostro, era una vittima trasformata in mostro, e che nell'abbracciarla avesse fatto l'unica cosa, forse sensata sotto il profilo affettivo della sua vita. Pippo Ricciardi sa benissimo che non c'è un solo motivo per credere all'innocenza di Caterina Fort. C'è un movente perfetto, la gelosia. Oltre alla gelosia indubbia per questa donna, lei si vedeva sfuggire di mano l'obiettivo a cui aveva sempre puntato. Una vita normale. Ci sono indizi davanti ai quali anche l'avvocato più bravo del mondo alzerebbe bandiera bianca. C'è una ciocca di capelli stretta tra le dita del cadavere di Franca Papalardo in Ricciardi. Sono capelli di Caterina Fort.
Ci sono delle strane macchie sul paltò con cui la Forte si è presentata all'interrogatorio. Basta annusarle per capire che è il sangue delle sue vittime. Pippo Ricciardi è già lontano dalla questura quando arriva la notizia che Caterina Fort, dopo 48 ore di interrogatorio, è crollata sotto i colpi del commissario Nardone, il capo della mobile di Milano. Bene, raccontando, ripercorrendo un po' la sua vita a Tiziano Marelli sull'Europeo, Nardone racconta come ha fatto confessare Rina Fort. Successe così. Io sporcai di rossetto una sciarpa di quel mascalzone del suo amante, Pippo Ricciardi. Bene, con quella sciarpa andai da lei e le dissi: guarda come pensa a te il tuo Pippo, se la spassa mentre tu sei in galera. Bastò questo per farla crollare e naturalmente feci sparire la sciarpa subito dopo aver messo tutto verbale. Sì, davanti a quella falsa prova Caterina crolla e crolla anche l'amore di Ricciardi. Da questo momento, dopo queste parole di Caterina, lei e Pippo non si abbracceranno mai più. Ma che cosa ha ammesso Caterina Fort per far disamorare così velocemente il suo Pippo? La confessione di Rina parte dalla sera del 25 novembre. Lei e Pippo erano stati a cena insieme e poi, dopo il caffè, avevano incontrato un amico di Pippo, un certo Carmelo, siciliano anche lui, forse addirittura un cugino di Pippo. I due uomini parlarono di uno strano progetto per risolvere i problemi economici del negozio di Ricciardi che non andava più bene come un tempo. Ricciardi avrebbe venduto il negozio, con i soldi guadagnati si sarebbe comprato delle merci da vendere all'estero e Carmelo l'avrebbe aiutato in due modi. Prima, Carmelo avrebbe finto un furto nel negozio di Ricciardi per non lasciare la merce al nuovo proprietario. Poi avrebbe inscenato una rapina a casa di Ricciardi per spaventare la moglie e convincerla a tornarsene a Catania. Caterina Fort avrebbe dovuto accompagnare Carmelo a casa Ricciardi. La finta rapina, secondo la Fort, andò in scena il 29 novembre, proprio la sera del massacro di via San Gregorio. La ricostruzione della Fort è a tratti delirante. Dice di essere entrata in casa Ricciardi con Carmelo sotto l'effetto di una sigaretta drogata che l'uomo le aveva offerto. Racconta di un terzo uomo che all'improvviso entra in casa e assale Franca Pappalardo in Ricciardi. Caterina ricorda di essere svenuta un paio di volte, di essere stata aggredita da Franca e poi di averla vista morire sotto i colpi di Carmelo. La Fort non parla di bambini morti. Uccidere tre bambini è una cosa che la coscienza dell'uomo e soprattutto ancora di più della donna non ammette per nessun motivo. I bambini non poteva ammettere di averli uccisi, perché è evidente che l'orrore che deve esserle apparso subito dopo l'atto, forse non aveva neanche memoria. Ciascuno di noi ha una sua morale, ha un suo superio, diciamo noi, ha una sua legge interna che gli proibisce di fare certe cose. Ma la morte dei bambini non è l'unica contraddizione in cui cade la Fort. Caterina non sa dire chi fosse Carmelo. E il terzo uomo? Rina Fort non sa neanche descriverlo. Perché? Carmelo l'aveva drogata. I poliziotti riprendono a torchiare la Fort che il 7 dicembre rende una nuova deposizione. Ammette di aver fatto tutto da sola. Caterina Fort è andata in via San Gregorio e ha ucciso Franca Pappalardo e tutti e tre i bambini. Ma questa versione ha vita breve. Caterina Fort ritratta, accusa la polizia di averle storto questa versione seviziandola. Le cose sono andate come ha detto nel primo interrogatorio. C'era lei, c'era Carmelo e Pippo Ricciardi era il mandante. Forse è solo una pazza o forse la sua contraddittorietà è una parte abilmente studiata. Io credo che sia stato un estremo tentativo di difesa da parte della Forte per potersi concedere un periodo di anni di prigione minore rispetto a quelli che invece che poi avrebbe dovuto fare. Comunque, Rina Fort, con i suoi personaggi misteriosi e improbabili, tiene in scacco la polizia. Gli inquirenti sono costretti a pendere dalle sue labbra.
c'è l'aspetto psicologico, il delitto è così atroce che non può averlo commesso da sola. Questo è quello che chiunque può pensare in quel primo momento. C'è un piccolo particolare però, che potrebbe sostenere la versione della Fort. È una lettera anonima. È arrivata alla questura di Milano subito dopo il ritrovamento dei cadaveri in via San Gregorio. Segnalava alla polizia che a uccidere Franca Papalardo e i figli erano stati Rina Fort e due loschi personaggi. Ecco come gli investigatori erano arrivati subito alla Fort. Quel misterioso suggeritore non si era limitato alla lettera, aveva anche telefonato in questura. Ma l'avete avuta la lettera? Guardate che è stata la Fort, ma non da sola. Indagate, indagate. Ed è così che i poliziotti decidono di dar credito alla visionaria versione della Fort e si mettono alla ricerca dei complici. Sono le parole che la polizia vuole sentirsi dire e quindi cerca in maniera drammatica queste persone fino poi a trovarle. Prima di tutto la polizia cerca Carmelo. La ricerca dei complici caratterizza la polizia sempre, anche quando è clamorosamente evidente che si tratta di uno solo. A Milano non c'è nessun amico di Pippo Ricciardi che si chiami Carmelo, ma a Catania sì. Anzi, quasi. Perché nell'elenco dei sospettati finisce un tal Giuseppe Zappulla, soprannominato Carmelo. Zappulla è un siciliano che al nord non ha fatto fortuna, anzi si è rovinato. Ha il vizio del gioco e nel giro dei meridionali di Porta Venezia è famoso per essere uno scroccone, quasi un mendicante. Il ragionamento della polizia è fin troppo semplice. Se Zappulla chiede soldi a tutti, vuol dire che per soldi sarebbe anche disposto a uccidere. Zappulla viene sottoposto ad un confronto all'americana davanti a Caterina Fort. Sono in tre, lui e due poliziotti. Quando viene chiesto a Caterina Fort di riconoscere Carmelo, lei indica senza esitazioni un poliziotto. Zappulla non riesce a trattenere un'espressione soddisfatta, come di uno che ha scampato il pericolo, e questo alla Fort non sfugge. Il giorno dopo, la donna chiede di ripetere il riconoscimento e accusa apertamente Zappulla. Per lui si aprono le porte della prigione, ma non è solo. Anche Giuseppe Ricciardi varca la soglia del carcere di San Vittore. Mentre a Catania, un mese dopo la morte, si celebrano i funerali di Franca Papalardo, di Giovanni, di Giuseppina e Antoniuccio Ricciardi, il padre è ufficialmente sospettato di averne ordinato la morte. Ricciardi, in quel momento, suscita un odio popolare, forse addirittura superiore a quello verso Rina Fort, che era il mostro. Questo Pippo Ricciardi è uno che non si scompone facilmente. Mentre Zappulla non perde giorno senza urlare la sua innocenza, Pippo Ricciardi chiede solo che venga permesso alla sua nuova commessa di riaprire il negozio. Che negozio non c'è nessuno e gli affari possono andare a rotoli. Io non so, lui sembra un uomo anche piuttosto stupido. Intanto Caterina Fort passa i suoi giorni non in carcere, ma nel manicomio criminale di Aversa. Ormai è una celebrità e questo sembra riempirla di orgoglio. C'è chi la chiama la belva di via San Gregorio, chi la sterminatrice Scaltra, e Scaltra lo è davvero. Sfrutta ogni minuto di interrogatorio per scompigliare le carte, aggiunge particolari, aggiusta la verità. Una volta il fantomatico Carmelo ha ucciso tutti, poi solo i bambini, poi ancora si è limitato a fornire a lei l'arma del delitto dopo averla drogata. E i poliziotti continuano a sembrare ostaggi delle sue teorie cervellotiche. Da più di 100 ore la Fort tesse e distrugge il suo racconto avviluppato, tutto tra bocchetti. Domestica sedusse il padrone, si diede la cocaina, iniziò la droga anche il marito, ma il quadro non era completo. La Fort gli ha dato l'ultimo tocco. Nel caso specifico della Rina Fort c'era certamente un piano progettuale abnorme, che era quello
se volete anche ingenuo, che uccidendo tutta la famiglia del proprio amante, a questo punto il proprio amante si sarebbe esclusivamente legata alla Lina Forte stesso. Un piano, come vedete, abnorme, ma non folle, perché l'obiettivo in qualche modo era esattamente quello di riuscire ad ottenere quello che voleva. Le varie versioni della Ford sono così complicate che per istruire il processo diventano necessari 3 anni. Il 10 gennaio 1950, davanti al giudice del Tribunale di Milano, è lei l'unica imputata. Pippo Ricciardi e Giuseppe Zappulla sono stati prosciolti dall'accusa 1 anno e mezzo prima. Si sono fatti 20 mesi di carcere e soprattutto Zappulla esce sconvolto e debilitato dall'esperienza. Dopo pochi mesi si ammalerà di cancro e morirà. Per chi crede alla colpevolezza esclusiva della Fort, Zappulla è la quinta vittima della belva di via San Gregorio. A vederla dietro la sbarra degli imputati, il 10 gennaio 1950, Caterina Fort non sembra una belva. È vestita di nero, con guanti dello stesso colore. Porta anche una vistosa sciarpa gialla con cui si copre la bocca. Quando ci fu il processo, tutti erano in qualche modo affascinati dal personaggio, benché respinti per l'orrore di quello che aveva fatto. Insomma, le donne la guardavano, addirittura si ispiravano a lei come modello, diciamo, estetico. La Forte era un personaggio. Quindi io esordii nella mia arringa dicendo: state attenti voi della corte, perché questo è un personaggio. L'aula del Tribunale di Milano è piena. Anche i parenti di Franca Pappalardo sono arrivati apposta dalla Sicilia. Il padre dell'uccisa è arrivato da Catania, l'accompagna il figlio. A Roma, grottesche fantasie della tragedia, dovettero fermarsi perché le scarpe troppo strette facevano male a questo giovinotto. Non si poteva entrare, c'era tutta via Freguglia piena di gente. E i carabinieri dovevano, per entrare noi avvocati, dovevano farci a forza il corridoio per farci entrare. Tutti vogliono vedere la belva. Confuso nella sala c'è anche un signore che prende appunti. Scrive: sembra una di quelle penitenti che si vedono inginocchiate nell'angolo più buio della chiesa alle 5 del mattino. E invece è Rina Fort. Lui è Dino Buzzati. Il grande scrittore è lì in veste di inviato del Corriere della Sera per raccontare il processo dell'anno. C'è grande curiosità quando Rina Fort viene chiamata a testimoniare. Quale versione avrà riservato per il gran giorno del processo? Parlerà del fantomatico Carmelo, della sigaretta drogata, dell'ancora più misterioso e anonimo terzo uomo? Sì, la Fort conferma una versione dei fatti già ascoltata in passato. Dice che Carmelo, ad un certo punto della rissa, le ha passato un pezzo di ferro e che lei, Rina, lo ha usato per difendersi dalla furia di Franca Pappalardo. Ma gli avvocati di parte civile inchiodano Rina Fort all'evidenza delle sue responsabilità. Era un personaggio naturale, però siccome era intelligente, aveva capito che doveva svolgere quel determinato ruolo. Era forte, sa, era una di quelle forze che sentivi nell'aria, ma che io l'ho aggirata, non chiamandola mai Rina Fort. È stato nel mio escamotage, chiamandola sempre l'imputata, riducendola, cioè riportandola sul piano del delitto. Ormai alle fantasiose versioni dell'imputata non crede più nessuno. Rina Fort ha massacrato con la spranga la signora Franca e con lo stesso pezzo di ferro ha ucciso Giovanni, un bambino di 7 anni che aveva capito tutto e che cercava di difendere sua madre. Morirai anche tu, piccola vipera, gli gridò la Fort quando lui tentò di difendere la mamma mordendo nei polpacci l'assassina. 7 colpi della stanga gli calarono addosso, uno per ciascuno dei suoi anni. E poi la Fort ha visto Giuseppina. Ha temuto che i suoi 5 anni la potessero rendere un testimone già credibile e ha deciso di eliminarla. C'era un'altra Rina, la bimba di 5 anni. Fuggendo, perse la scarpetta.
Per lei 5 colpi bastarono. E Antoniuccio, 10 mesi soltanto, poteva attirare l'attenzione. Anche lui andava eliminato. Rina Forte allora si alza e urla, squarciando il silenzio commosso del tribunale. Dice che i bambini lei non li ha toccati, che ai bambini lei vuole bene. E io le risposi con la frase che poi pubblicarono tutti i giornali: vorremmo crederle, signora. Ma lei parla così perché in coscienza sa di aver ucciso i bambini. Sa che i guanti neri che coprono le sue mani sono i guanti che vogliono far tacere la sua coscienza. Perché il guanto nero che fascia la mano è il rifiuto di quello che quella mano ha fatto. È sempre rimasto nell'opinione pubblica il dubbio che forse Rina Forte non abbia ucciso anche i bambini piccoli. Però c'era un fatto tecnico che la inchiodava. La perizia balistica aveva accertato che i colpi sui 3 bambini aveva la stessa meccanica dei colpi che avevano abbattuto la mamma. Quando io descrivevo questo, cioè stavo descrivendo l'omicidio dei 3 bambini attraverso la meccanica dei colpi, che era la testimonianza più diretta della responsabilità sua, lei afferrò le sbarre e cominciò a urlare: no, i bambini no, avvocato, i bambini no. È una delle rare volte in cui Rina Forte si scalda. Per il resto il suo comportamento è di una freddezza impassibile. Insomma, è un personaggio che non aiutava, non ha mai versato una lacrima, non ha mai mostrato un'emozione, non ha mai dichiarato dispiacere. Rina Forte non mostrò nessun segnale psichiatrico né prima né dopo il delitto. Manifestò una condizione sicuramente di amoralità, o se volete di impermeabilità alla morale comune. Ma questo era un problema di strutturazione della persona, non un problema patologico. Scrive Dino Buzzati sul Corriere della Sera: la sua sordità sentimentale è veramente un fenomeno mostruoso. Si direbbe che stia rischiando 3 mesi di carcere invece che l'ergastolo. Come fa Rina Forte a nascondere le sue emozioni? Ha qualche asso nella manica? O non vuole arrendersi all'evidenza? Milano 1950. Caterina Forte è sospettata di aver sterminato la famiglia del suo amante. Dal processo sono emerse prove schiaccianti e il pubblico ministero ha chiesto il massimo della pena, il carcere a vita. Il 20 gennaio, dopo 10 giorni di interrogatori e arringhe, la corte è pronta per la lettura del giudizio. Ma la lettura della sentenza era nell'aria. Il presidente Malantonio disse la solita frase: faccio sgombrare l'aula. Colpevole. La Forte, unica responsabile degli omicidi di Franca Pappalardo, Giovanni, Giuseppine e Antonio Ricciardi, è condannata all'ergastolo. Ci vollero applausi, è successo un putiferio, ma però ce l'aspettavamo che la condannassero all'ergastolo. Neppure adesso, neppure ora che la sua vita deve apparirle come un tunnel senza luce in fondo, Caterina Forte ha un sussulto. Possibile. Fredda, non si disperò. Era una donna forte, indubbiamente. Non si difende, non protesta. Ormai osserva la vita ad occhi bassi. Nell'aprile del 1952 a Bologna si celebra il ricorso in appello. Rina Forte si copre la faccia, suo gesto abituale. Via San Gregorio 40, la casa maledetta. Questi documenti da noi ripresi all'indomani del delitto sono stati riesumati dal difensore della Forte. Allora, 30 novembre 46, fu detto che era stata lei a curare la messa in scena dell'omicidio per rapina, a infilare le mani in un paio di scarpe maschili per creare le tracce del complice. La Forte, subito fermata, confessò il 7 dicembre, dopo 18 ore di interrogatorio e dopo aver dato ben 7 versioni diverse del delitto.
Il ritorno da Catania della Franca e dei figli, minacciando il suo legame con Ricciardi, l'aveva spinta al delitto. Ma ormai le versioni tra Bocchetto della Fort sono state scoperte. La corte conferma il giudizio di primo grado, condanna all'ergastolo. Le prigioni diventano la sua casa, ne cambia tante, Perugia, Trani, Firenze. Quando andò in carcere diventò una donna così religiosa, molto, molto ligia, molto tranquilla. La sua fu un'ottima condotta carceraria, lei non diede mai nessun problema. In carcere Rina prega, ricama, studia, ma soprattutto scrive molte lettere. Una è sorprendente. Il destinatario si chiama Antonio Pappalardo, è un fratello di Franca, la moglie di Ricciardi, e Rina gli chiede perdono. A dire il vero, la richiesta tanto sorprendente non è. La sorella di Rina, Anna, ha fatto domanda di grazia al Presidente della Repubblica, ma per la concessione bisogna avere il perdono della parte offesa. I Pappalardo tengono un consiglio di famiglia e la loro decisione è una nuova sorpresa. I Pappalardo sono stati bravissimi, hanno concesso il perdono. Perdono giudiziale, dico, eh. In un'altra lettera, invece, indirizzata ad uno dei suoi avvocati, Rina Fort racconta di come il carcere possa dare delle gioie. Lei ne ha provata una grandissima partecipando a un corso di teatro con altre detenute. Nel saggio finale aveva interpretato il ruolo della mamma. Probabilmente nella rappresentazione teatrale dell'essere mamma è come se in qualche modo avesse tamponato le carenze che poi avevano prodotto un quarto di secolo prima al terribile delitto che commise. Scrive dunque Rina Fort. Anche solo per qualche ora mi sono sentita chiamare con quel dolce nome che mi riempie il cuore di dolcezza. Solo adesso, dopo quelle lettere, qualcuno collega le azioni criminali di Rina Fort alla diagnosi di sterilità che le era stata letta a 20 anni. Le fecero un test psichiatrico in ospedale, rimane traccia di questo test. Io adesso ve lo leggo. Allora, il perito sottopose Rina appunto alla prova delle parole, parole induttrici si chiama. Amore, disse il perito. Perduto, rispose lei. Famiglia, disfatta, fu la risposta. Amici, e la Fort, esitando, rispose, non ne ho. Bambini, ci fu una pausa, e lei rispose, desiderati. Devo dire che quasi sicuramente questa è stata la causa. Quasi sicuramente è stata questa la causa. Noi conosciamo moltissime donne che hanno un problema di sterilità o che ritengono di avere un problema di sterilità, che in situazioni gravemente patologiche, mi riferisco alla schizofrenia o altro, vanno ad uccidere i bambini di donne che invece hanno avuto una famiglia numerosa. È stato il movente maggiore perché non c'era veramente nessuna ragione per uccidere anche il bambino di 8 mesi. Rina Fort muore di infarto in una clinica privata di Firenze nel 1988, a 73 anni. L'11 febbraio del 1975 era stata graziata per buona condotta dal Presidente della Repubblica Giovanni Leone. Neppure nei 13 anni passati da libera, Rina Fort aveva dimenticato le persone conosciute durante il processo. Aveva continuato a scrivere lettere a tutti, perfino al suo accusatore più implacabile, l'avvocato Armando Radice, che in quegli anni è famoso anche per essere un dirigente della squadra di calcio del Milan. Un giorno ero a Firenze. Ero nella hall dell'hotel Excelsior e mi avvicinò una suorina e mi disse, avvocato, ho un biglietto per lei. E io la guardo, gentilissimo avvocato, la prego di accettare il mio modestissimo por bonheur della sua squadra preferita ed un saluto, Rina Fort. Attraverso questo biglietto ho capito che avevo raggiunto una certa dialettica con questa donna, che l'avevo colpita
non sul piano dell'accusa, ma l'avevo colpita sul piano dell'umanità. Perché il fatto che questa mi manda un paio di scarpette con i colori rosso-nere, un paio di scarpette da bambino, mi confessa che è stata lei e mi manda gli auguri. Mi dice: hai ragione, avvocato.